raccolta non sono un principe, non sono un principe. È nuova notte di luccichini vagabondi, dei cieli scuri dell'emisfero boreale, notte di San Lorenzo, senza luna e senza nuvole, sfilacci di bagliori intensi, quasi comete. È breve notte di desideri eterni, abbracciati all'amata sulla spiaggia, notte dei primi turbamenti, in angoli distanti dalla folla, sorrisi, silenzi, sospiri, quasi nirvana. È ancora notte di fichi d'India nel cervello, asciami, indecisioni prive di senso, notte dell'ultimo verdetto per l'uomo che manca di difese, invoca appigli, pretestuosi, quasi giustizia. In questa notte di balconi aperti, dove l'afa ristagna indisturbata, oggi stanotte, nemmeno chiedo aiuto alla leggenda e mi destino un ruolo di coerenza. Domani sarò principe del tutto o nulla. Chiamato questo evento in questo modo, poi lei vi spiegherà perché, e siamo qui insomma in mezzo a cose meravigliose, la natura, i nostri sorrisi, la nostra arte, quindi non possiamo che essere grati alla vita. Ringraziamo anche Bruno Mancini, che il quale tra l'altro vedrà questo nostro filmato e lo pubblicherà, quindi anche lui ci ha fatto conoscere, quindi in realtà la mamma, il papà della mamma, no vabbè, il papà della mamma. Comunque, io passo subito la parola a Flora, che è bellissima col verde, ci spiegherà anche lei perché. E il verde è la speranza, dove vita e speranza sono a concetto. L'unica cosa, non c'è vita senza speranza. Brava, è l'ultimo a perdere la speranza. È l'ultimo a perdere, no? È la speranza prima di perdere la vita. Vabbè. Non vuoi venire vicino a me? Non ti mordo, Inizio di settembre. Thank you.
non fosti pioggia. Non fosti pioggia, dalle falde del mio cappello sulla mia pelle arsa negli assonnati pomeriggi di giochi alterni. Poi, il lieto fine sguazza nei romanzi rosa, eppure mai è docile andamento nei turbini di vita. Non fosti lacrima, rotolante massa, goccia lungo la china della mia guancia nel giorno della resa senza inganno. Poi, un lungo cenno di saluto con la mano, eppure mai, imprimerò l'addio sulla logora agenda della vita. Se sbadiglio, mi costa molto non essere un principe. La mia natura tendente all'assoluto, allo sconfinato epicureismo come miraggio per la libertà della mente collettiva, nel maniacale prepositivo interesse per il ludico sfizio che in un preciso bivacco macina il mio tempo e per la consueta abitudine a volere tutto, tutto anche di ciò che un tutto non sarà mai, migra tra divenire l'apparenza senza giungere a un'analisi obiettiva. Sbriciolo gli striscioni delle tappe, riducendoli, incoriandoli insignificanti, noiosi anche da spazzare, per quanto si incuneano negli interstizi dei mobili immobili che mi circondano. E se sbadiglio, vuol dire che qualcosa non funziona. Scrivere scacchi, poesie, amicizie, sassofono, amore, bere, fumare, mare, lavoro, bicicletta, famiglia, emozione. A tutto ho dato tutto, restando infine con un parziale da mettere nell'album dei ricordi, non certo tra i trofei. Non sono un principe nemmeno di me stesso, neppure del mio regno. Dobbiamo un attimo stemperarle con la musica, Alessandro, che è un grandissimo artista. Allora, ce la vuoi presentare tu mentre lui prepara? Ma veramente vorrei che si presentasse da solo, perché io sta facendo, sta sistemando la camera, intanto magari dici quando le conosci. No, cioè mi è stato nel mio presentare, cioè per lui è stata una storia incredibile, perché lei mi ha detto: io questa serata vorrei portare un cantautore che mi piace tantissimo, bravissimo, sì, e non che lo si chiama Alessandro Salvioli, e non lo conoscevo ancora di nessuno. Mi ha mandato dei pezzi, li ho ascoltati, mi sono innamorata subito. Poi praticamente ci siamo scambiati il contatto.
e l'ho conosciuto prima io, siamo venuti qua a vedere la sala. Io l'ho presentato, sì, ma non lo conoscevo. Poi dice, però ma guarda, io non lo conosco ancora. La stessa cosa mi è successo pure a me, sì, ho sentito la sua musica. Davvero un'emozione immensa, quindi... Quindi sarà lui poi magari a parlare di sé, certo, di quello che ha fatto. Il suo curriculum non lo conosco, quindi solo lui può, ne può parlare. Magari poi ci fa, sì, dopo, sì, certo, quando vuole lui ne parla. Adesso lo ascoltiamo. Il primo brano che presenteremo è un brano che io ho scritto qualche anno fa, e il titolo è Ulisse. Ulisse. Ovviamente è un po' una metafora di quella che è la vita dell'essere umano in generale. Distinti poteri, vecchi imperi caduti, rivali stati di assoluta poesia. Quanto tempo darai per un raggio di sole? Il coraggio risponde sempre con vecchie parole. Sei in cerca del tempo di cuori affamati, distratti dai viaggi, dai guai, dai saggi stonati. Quando ti rialzerai lungo il giardino del mare, finirai con un colpo vedere la nave affondare. Libero gioco il sorriso, ubriacante follia, la principessa dagli occhi grandi che ti porta via. Sul cuore malato, e se la guerra continua, e se non morirai, il viaggio spento ai fantasmi che non lascerai mai, mai. Thank you.
il marito di Gianna, credo ci siano ancora i miei amici, non lo so, certo. Credo perché come dicevo mio amico non vedente, fortunatamente sono mio, vedo quindi da lontano. il nostro amico Carmine che c'è, credo ci sia ancora, sì, che magari poi presentiamo anche lui, ma prima di farvi leggere la poesia io vorrei un attimo anche presentare Tiziana, che è un'attrice bravissima con cui ho avuto l'onore di partecipare, che tra l'altro ha una figlia bravissima che ha una casa editrice veramente, un'altra tua amica, è un'altra mia amica. E, ecco, io a te chiedo, a te che sei donna emotiva né più né meno che me, appunto in che cosa quando tu hai deciso di fare l'attrice tua mamma ti ha sostenuto? Mia madre adora questa mia scelta, perché anche lei dice sempre che vorrebbe essere un'attrice, per cui è chiaro che sono stata sostenuta senza dubbio. E Lara ha mai pensato di fare l'attrice? No. Era fatto anche due corsi, ha quindi studiato, però la sua passione è l'editoria, per cui ha aperto questa casa editrice e si dedica. Tanto si chiama Pan di Lettere, che ha un nome meraviglioso, e Tiziana fa tantissime cose belle, tra cui presto dove sarà in scena? Sì, è un evento dell'estate romana che si verifica da 26 anni, questa è la 26ª edizione di Pirandelliana. E quindi portiamo a scena sempre Pirandello, due lavori di Pirandello, e questo si verificherà dal 7 luglio al 7 agosto, tutti i giorni, per cui c'è l'imbarazzo della scelta, a parte il lunedì di riposo, riprendiamo un attimo fiato. E questo avverrà nel giardino della Basilica di Sant'Alessio all'Aventino, praticamente è il proseguimento del Giardino degli Aranci, che è spettacolare, già solo come posto è stupendo. Quest'anno porteremo il regista e Marcello Amici, e porteremo i sei personaggi in cerca d'autore, e io sarò la madre, e poi vedi tutto torna. E poi porteremo i Giganti della Montagna, e lì sarò Ilse. E quindi poi ci sarà, qualora qualcuno volesse partecipare, sarebbe una cosa bellissima, non potesse dal 7 luglio al 7 agosto, faremo un'anteprima al Teatro Torbella Monaca il 25 e il 26 di giugno, e quindi per ora sto preparando questi due lavori importanti. E tu invece quando hai visto Lara che cosa hai pensato? Quando è nata? Quando te l'hanno portata per la prima volta e l'hai abbracciata? A parte questi capelli che tutte le infermiere dicevano se piovono cannolicchi stanotte li infila tutti, tanti capelli tutti dritti. È una commozione immensa, è una grande, grande responsabilità, paura, la saprò prendere, la saprò toccare, la saprò crescere, la saprò educare. Direi che proprio Lara è fantastica. Grazie. Allora, che cosa ci leggi di bello di Gianna, che poi Angela ci presenterà? Sì, e qui c'è un balletto, penso. Tu pensi che io veda quella cosa? Gianna formato è vuoto. Io vedo neanche il libro, penso. Diciamo che all'inizio ci sono questi nomi. Allora, la prima parola sulla bocca del bimbo. Mamma. Quale suono più dolce e rassicurante nei momenti disperati che straziano il mio cuore. Come vorrei consultarmi con te, madre mia, nelle decisioni più importanti. Gioire insieme in quei pochi momenti di allegria con un abbraccio, come oso dire, da scrocchia ossa. Nel tempo sbiadisce il ricordo delle cose vissute insieme, ma non il sentimento dell'amore. Consigli dati dalla tua saggezza e intelligenza, ma non ascoltati, mio malgrado, per la giovane età. Quanto mi manchi. Perdere la mamma è come sentirsi scoperti con una coperta corta nei giorni gelidi della vita. Mai nessuno può sostituire il tuo calore, il suo calore, del tutto disinteressato. Dalla raccolta Agli angoli degli occhi, parlo di te.
parlo di te, con me, della semplicità di un riposo, sull'acqua. Parlo di te, della sincerità di una solitudine, con me, sull'acqua. Parla di te, con me, un filo d'erba, sull'acqua, l'immagine di un'isola, sul mare, della semplicità di un riposo. Parla di te, a me, della semplicità di una solitudine, sull'acqua, il volo, il volo di Gabbiani. Non rubate la mia vita, poesia sporca. La radio avanza sulle curve magnetiche, nel suo frantoio spirano avanzi innominabili di belle speranze. Nessun arpeggio interrompe la macina, stritolata da robuste ganasce, sporca poesia. Imbra.